Buon pomeriggio. Dal carteggio pucciniano sappiamo con certezza che Puccini era ben consapevole delle difficoltà che i cantanti avrebbero incontrato interpretando la sua opera. Il ruolo di Turandot, che possiamo senza dubbio definire essere uno dei ruoli mitici del panorama operistico, è un ruolo particolarmente scomodo per chi deve sostenerlo. Turandot è quello che si definisce un soprano drammatico. Non è certamente l'unico soprano drammatico della storia dell'opera, ma in questo caso la scrittura musicale obbliga l'interprete a muoversi sul passaggio di registro, ossia quelle note situate nel punto in cui la voce passa dal registro medio al registro acuto. Un punto quindi che i cantanti riconoscono come particolarmente scomodo. Non solo, ma in quella zona del pentagramma il ruolo Turandot dal punto di vista drammaturgico obbliga l'interprete ad una particolare tensione espressiva. D'altro canto, il ruolo non deve essere urlato, passatemi il termine. Ma il carattere algido e rigido della principessa non deve indurre la cantante ad un'interpretazione stereotipata. Anzi, soprattutto dall'aria di esordio in questa reggia, nei momenti in cui la principessa ricorda l'oltraggio e la morte della sua ava Loulie, la voce deve piegarsi a modulazioni ricche di calore e di tenerezza. Altro ruolo entrato nel mito è quello del tenore Calaf. Non si tratterebbe di un ruolo che vocalmente presenta insidie maggiori rispetto ad altri ruoli tenorili pucciniani, pensiamo semplicemente al Des Grieux della Manon Lescaut, che è quasi certamente molto più difficile del Calaf della Turandot, ma Calaf è il ruolo tenorile più eroico tra i personaggi pucciniani. La particolare brillantezza della sua parte deriva non solo dalla frequentazione con cui il tenore tocca il registro acuto, ma anche dall'intensità espressiva che esso richiede. Ma a Calaf Puccini ha regalato l'aria più famosa di tutti i tempi, mi riferisco al famosissimo Nessun Dorma, la cui forza di impatto e di diffusione ha varcato i confini dell'opera fino a farla diventare un autentico inno del nostro mondo contemporaneo. Se apriamo il libretto, leggiamo Turandot soprano, Liu soprano. Come abbiamo detto prima, Turandot è un soprano drammatico, mentre Liu è un soprano lirico. Non è certo il primo compositore Puccini che scrive per due soprani. L'interesse, la cosa importante è l'interesse del confronto fra queste due donne presenti nello spartito. E si tratta sì di due soprani, ma due soprani con molto differenti fra loro per timbro e per stile. Vocalmente a Liu è richiesta un'espressività morbida, calda, capace di trasmettere tutto il bagaglio di sentimenti che il ruolo richiede. Puccini anche a Liu ha riservato qualche piccola, tra virgolette, insidia. Chi affronta il ruolo di Liu deve essere ben consapevole che il pubblico presente in sala l'attende al varco da subito, dalla prima pagina dell'opera, quando alla fine della frase, perché un dì nella reggia mi hai sorriso, deve esprimere tutta la bellezza del suo animo affrontando il terribile si bemolle filato. Vi lascio all'ascolto della Turandot.
aspettando tempi migliori nella speranza che presto i teatri possano riaprire.